Fino agli anni 50, Cabernardi era il primo polo estrattivo di zolfo europeo. Nel 1938 produsse fino a 217.000 tonnellate di zolfo e dava lavoro a più di 3.000 persone. I minatori venivano dal mare, perfino dalla Vallesina, per lavorare ogni giorno. Un lavoro difficile. Il masso, come lo chiamavano i minatori, sprigionava calore. I vestiti catturavano granelli e diventavano strumenti di tortura, costringendo a lavorare nudi o quasi. L'acidità liberata spogliava la pelle delle palpebre e di altre delicate parti del corpo. Un lavoro anche pericoloso: la combinazione di gas metano con l'ossigeno creava il mortale grisù. 130 uomini persero la vita per scoppi di gas, asfissia, cadute di blocchi, cedimenti. I turni non smettevano mai e le maschere antigas e i caschi protettivi erano più simboli di un mestiere che in realtà di protezione e sicurezza. Un lavoro però dalla paga sicura che dava tanti vantaggi alle famiglie, perché la società mineraria, la Montecatini, non lasciava niente al caso. A Cabernardi c'era di tutto: una bocciofila, una squadra di calcio, di ciclisti, di motociclisti, una compagnia teatrale, due bande musicali. Però, quando il petrolio e i suoi derivati si sostituirono allo zolfo, relegando il minerale ad un ruolo minore nell'agricoltura, la società chiuse la miniera. A nulla valse la lotta di 176 minatori che per 40 giorni rimasero a 400 metri sottoterra per impedire la chiusura della miniera. La famosa lotta dei sepolti vivi, dal 28 maggio fino al 5 luglio 1952. Molti dei minatori furono spediti con le loro famiglie dalla Montecatini in altre miniere, e quelli che lottarono in prima persona furono licenziati e costretti ad emigrare lontano. I calcheroni, quelle enormi vasche che bruciavano il materiale estratto per ricavare lo zolfo liquido, smisero di fare fumo. Fu da quel momento che in quel territorio senza piante, perché solo le tamerici reggevano l'acidità, iniziò la vegetazione a riappropriarsi dei siti, ad invadere i calcheroni e le celle dei forni GIL, a ostruire gallerie e perfino a impadronirsi del piano inclinato. Piante, erbe e smottamenti non riuscirono però a conquistare il pozzo Donegani, lasciando al tempo il compito di rovinare la sua struttura in cemento armato. Nel mese di luglio 1957 l'ultimo calcherone fu spento. Oggi, a distanza di 58 anni, in un modo ideale si riaccende. Dal 5 luglio il sito minerario ritorna alla vita. È nato il Parco Arco Minerario di Cabernardi, un parco, un museo, un paese da visitare da soli e con guide. Sassoferrato ha un nuovo polo turistico-culturale, un polo della memoria per non dimenticare.